Da una realtà parallela, io lui glielo stavo dicendo prima, l'ho conosciuto fin da ragazzino su Metal Hurlant, giusto? Quando ero ragazzino non sapevo niente di arte, ho visto solo lui, bravissimo. Ed è anche lui, diciamo, è nel mood di questa galleria di cui faccio parte anch'io, e quindi buon divertimento. Lascio la parola a Luigi. Prendo la parola al balzo, no? Al volo, così eccetera. E ho detto prima a Maurizio che l'unica cosa che posso fare così è leggere il cassetto che ho scritto per il catalogo. Allora, questo testo è dedicato a Jurassic Circus Park. Allora, Luigi Serafini, cardinale. È quella volta che Federico volle i dinosauri. Allora, quella mattina arrivai un po' in ritardo al bar Canova di Piazza del Popolo, dato che avevo un po' indugiato al bar della Pace insieme a quel nottambulo di Gino De Dominicis. Federico era seduto ad aspettarmi, un po' impaziente, avvolto nella sua sciarpa rossa e con in testa il solito cappello dalle piccole falde. Lo incontravo lì al mattino, due volte alla settimana, da circa due mesi. Era quello il punto di partenza per una lunga passeggiata attraverso Villa Borghese fino al suo studio a Corso d'Italia, perché così aveva ordinato il suo medico. Cominciammo a camminare parlando della locandina della Voce della Luna che stavo realizzando per lui. Arrivati sulla terrazza del Pincio, improvvisamente Federico cominciò a raccontarmi che qualcuno gli aveva regalato un libro di un certo Michael Crichton, dove si parla di un'isola in cui un eccentrico miliardario americano aveva fatto rivivere numerose specie di dinosauri. Poi, con la sua indimenticabile voce, così delicata, ma che nascondeva sempre un sogno, un capriccio, un desiderio di qualcosa che comunque si sarebbe dovuto realizzare, costasse quello che costasse, disse: «Senti Luigi, potresti cominciare a farmi qualche schizzetto? Sai, mi piacerebbe vedere i dinosauri che se la spassano per Villa Borghese. Chissà, magari ne può nascere qualcosa da proporre ai Cecchi Gori». Buonasera, grazie di essere non nell'altrove, ma di essere qui, quindi è una scelta che pare hanno fatto in molti. Queste locandine che arrivano dallo spazio profondo, quindi da una realtà parallela alla nostra, in cui la storia del cinema e quindi quella del mondo è andata diversamente, questa sera sono state riunite qui. Si potrebbero raccontare due versioni del perché sono appese ai muri. La prima versione è che semplicemente per gioco un giorno, realizzando un props per un cortometraggio, Max è entrato in studio da me e mi ha detto: ma che figata, e mi ha detto: ma stai facendo una collezione? Ho detto: no, è un oggetto di scena. Però da lì è nata l'idea di farne altro. Questa, diciamo, potrebbe essere una versione. L'altra versione invece è quella di raccontarvi qui sui Navigli, a una certa ora della notte, in un certo giorno dell'anno, si apre un varco per una realtà parallela e che io sia riuscito ad andare dall'altra parte, portando di qua dei reperti di fantarcheologia che dimostrano l'esistenza di quest'altra realtà. E quindi la storia del cinema che racconta un'altra storia. Quindi adesso lasciamo a Tiziana Troia, a Ensi Pagnaien e Ludovico Sergian Marceau, che spero siano in zona, se non in una realtà parallela. Lei è più brava a presentare, quindi va bene.